Ciao. Ciao, io sono Anna. Io sono Daniele e benvenuti o bentornati nel Cigno e Grifone. Nel nostro canale troverete riproduzioni di tecniche antiche, principalmente a tema medievale, ma comunque antiche. Oggi vi mostreremo e costruiremo insieme a voi uno degli strumenti più antichi mai realizzati dall'essere umano, ovvero il trapano ad archetto. Per costruire il trapano occorrono, come al solito, degli elementi molto semplici che vi mostriamo. Serve ovviamente della pece, questa è quella che abbiamo fatto l'altra volta. Se non avete visto il video, andate a vederlo, lo mettiamo qua sopra. Delle corde per andare a fare tutte le legature e andare a fissare i pezzi l'uno con l'altro. E in questo caso utilizzeremo un chiodo. Si può utilizzare anche la selce al posto del chiodo o comunque di una punta metallica, solo che noi non sappiamo lavorare la selce, quindi utilizzeremo un chiodo solamente per comodità. Gli abbiamo dato una leggera affilatura per far sì che fuori meglio il legno, però il concetto è uguale. Abbiamo tolto praticamente la parte superiore e abbiamo affilato un pochino la punta per facilitare il montaggio e per avere un foro leggermente migliore. Tutto qua. Poi serve un'asta di legno. Noi abbiamo utilizzato il faggio, ma va benissimo anche qualsiasi altra essenza trovate. Per questioni pratiche e di velocità di video abbiamo scelto ovviamente un'asta già levigata e dritta. Potete scegliere anche, se riuscite a trovarla, una stecca di legno, un ramo dritto, va benissimo, anzi è meglio. Questa è un metro, però se la trovate più piccola va bene, è uguale, bisogna scegliere ovviamente la lunghezza che più si desidera. E poi un ramo già curvo naturalmente, quindi scegliersi appositamente un ramo che abbia questa parte così, in modo che l'archetto sia già naturale. Ok, adesso andiamo a comporre il nostro trapano. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a decidere una misura dell'asta. Più o meno sarà tra la metà e i due terzi. Io qui ho fatto una leggera tacca come segno e andiamo a tagliare a misura la nostra asta. Un ramo è anche migliore perché non è perfettamente tondo e permette poi l'utilizzo migliore dopo del trapano. Fatto questo, dobbiamo scegliere quanto deve entrare la nostra punta all'interno della stecca. Noi la faremo entrare di circa metà e ci facciamo un leggero segno. Utilizziamo il carbone perché non abbiamo matite, poi siamo medievali, quindi siamo sul campo, non possiamo fare altro. E andiamo a fare una tacca leggera che deve arrivare a circa metà dell'asta, quindi coprire il diametro dell'asta. Questo ci servirà per un semplice motivo, perché adesso andremo a levare tutto il legno in eccesso facendo così una scanalatura ad L, un incastro ad L. Il trapano d'archetto inizialmente non si sa bene se è nato per accensione del fuoco oppure per forare. Si sa sicuramente che veniva utilizzato per entrambe le cose. Ovviamente non si hanno le certezze di quale dei due scopi venne usato per prima, però comunque sicuramente sono andati entrambi di pari passo. Si usava sia, come abbiamo detto prima, per l'accensione del fuoco, che è un po' la parte più conosciuta, ma soprattutto per forare altri materiali. Per forare diversi materiali venivano create diverse tipologie di punte, come abbiamo detto anche prima. Una volta fatto l'incastro ad L, possiamo andare a montare il tutto. Quindi prenderemo una candela o comunque una fonte di calore e andiamo a sciogliere della pece. Una volta coperto tutto, possiamo fare una legatura ulteriore
Questo per una migliore sicurezza del pezzo, andiamo a fare una legatura molto stretta intorno alla pece e al chiodo. Tagliamo il pezzo in eccesso e andiamo eventualmente a ricoprire di pece tutto. Questo passaggio potete anche non farlo, è solamente una questione di sicurezza, rende la pece più forte. Una volta coperta bene tutta la stecca, possiamo andare a fare l'ultimo passaggio. Ok, adesso prendiamo il nostro ramo e se è troppo spesso lo andremo a ridurre aprendolo un pochino con il coltello, non troppo, e ci legheremo la nostra corda prima da un capo e poi dall'altro. Mi raccomando, la corda deve essere ben tesa e non lenta. Una volta fatto questo, non ci resta che andare a unire tutti i pezzi, quindi fare un avvolgimento della nostra stecca sull'archetto e con l'aiuto di un bicchiere o di una coppa andare praticamente a forare il legno. In questo caso, ecco qua, in questo caso ha bucato perfettamente. Il foro non è passante perché giustamente non è della lunghezza della tavola. Oltre a questo, noi ne abbiamo fatto un altro molto più affilato, con un chiodo molto più grosso, anche molto più lungo, e questo addirittura riesce a fare dei fori passanti addirittura utilizzando le mani, ovviamente, perché, come dicevo prima, questo chiodo è molto molto più affilato ed è anche più lungo rispetto all'altro. E niente, che dire, il video termina qui. Grazie per la visualizzazione, supportateci, lasciate like, commenti, grazie ancora per essere stati con noi. Se questo tipo di video vi è piaciuto, ne potremmo realizzare un altro dove vi mostriamo come costruire quest'altro tipo di trapano. Grazie! Ciao!